Quando guardiamo il cielo di notte, la Luna, il nostro unico satellite naturale, sembra piuttosto piccola, ma in realtà non è così piccola come sembra. Quanto è grande la Luna? La Terra ha un diametro di circa 12.800 km. Il diametro della nostra Luna è di 3.500 km, più di un quarto di quello della Terra. Nello specifico, è il 27% del diametro della Terra. Quindi, la Terra è circa 4 volte più larga della Luna. Per avere un'idea della sua larghezza, la Luna è larga quanto gli Stati Uniti. La Luna della Terra è il quinto satellite più grande del Sistema Solare. La nostra Luna è più grande del pianeta nano Plutone e Mercurio, il pianeta più piccolo del Sistema Solare, è solo leggermente più grande della Luna. Quando vediamo la Luna nel cielo notturno, potrebbe sembrare molto vicina, ma in realtà è incredibilmente lontana. Quanto è lontana la Luna? La Luna orbita attorno al nostro pianeta non in un cerchio perfetto, ma in un'elisse. Quindi ci sono due punti chiari quando è più vicino e più lontano dalla Terra. Alla sua distanza minima, chiamato perigeo, la Luna si trova a circa 363.104 km. Quando si trova nel punto più lontano, che si chiama apogeo, la sua distanza dalla Terra arriva a 405.696 km. La Luna orbita intorno alla Terra ad una distanza media di circa 384.400 km. Ciò significa che 30 pianeti di dimensione terrestre potrebbero trovarsi tra la Terra e la Luna. Se la Luna è così lontana, vi starete chiedendo: quanto tempo ci vuole per arrivare sulla Luna? In media, se andassi a 6 km orari, ci vorrebbero circa 7 anni. E se volessimo raggiungere la Luna in auto, quanto ci metteremmo? A una media di 160 km orari, potreste arrivare sulla Luna in 100 giorni. Su un aereo che volasse a 1000 km orari, ci vorrebbero più di 2 settimane per arrivare. Il tempo medio di una missione sulla Luna è di circa 3 giorni, ma varia a seconda di molti fattori, come il percorso, il sistema di propulsione e l'obiettivo della missione. Le missioni con equipaggio umano
di solito impiegano più tempo per raggiungere la Luna. La missione più veloce è stata l'Apollo 8, che ha impiegato 69 ore e 8 minuti per raggiungere la Luna. Perché il Sole e la Luna ci appaiono delle stesse dimensioni? Il diametro del Sole è di circa 1.390.000 km, cioè circa 400 volte più largo di quello della Luna. Allora, perché il Sole non sembra enorme rispetto alla Luna? Perché il Sole è anche 400 volte più lontano della Luna dalla Terra. Questa coincidenza di dimensioni e differenza di distanza è il motivo per cui il Sole e la Luna sembrano avere le stesse dimensioni della Terra. È anche il motivo per cui possiamo osservare eventi astronomici spettacolari come l'eclissi totale di Sole. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web cerebralia.com/it. Non dimenticare di condividere, mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Grazie mille!